È un uomo come tutti quelli della storia, del resto che però ha anche dei lati oscuri, perché è arrivato ad essere una persona talmente osannata dai suoi, da molti, dato che è una persona estremamente affascinante, per cui che ci si è dimenticato anche qualche cosa che non sempre funzionava perfettamente. In fondo è un perdente, perché no, passato una parte della sua vita in una rapidissima e quasi straordinaria, e anche strana se vogliamo, crescita di importanza politica e di fascino sui suoi contemporanei, a un certo punto ha la sua diciamo, discesa è altrettanto rapida, diciamo, e alla fin fine. Crea un po', non so, è un po' simbolica della discesa della funzione dell'imperatore. Sapete che nel Medioevo la grande contrapposizione è tra l'impero e il papato, e alla fine Federico II, se non altro, nei suoi successori che vengono, che muoiono o vengono semplicemente uccisi, finge di essere perdente della situazione. Ecco, questa è la prima immagine, è Piazza Federico II a Jesi, in provincia di Ancona. Non ha nulla a che vedere ovviamente con la piazza medievale dei tempi di Federico II, ma si chiama così perché è il posto in cui è nato, no? Anche la nascita di Federico II, e qua dico proprio non Jesi, la piazza, il posto in cui è nato, perché viene piantata una tenda in mezzo a questa piazza e lì partorisce direttamente Costanza d'Altavilla, la quale è l'ultima, che riunisce in sé tutti i feudi. Anzi, il feudo, il reame di Altavilla che ha unificato tutto il sud Italia, no? Quindi dalla Campania fino alla Sicilia. Sono i Normanni che attraverso un'avventurosa storia cominciata con Roberto Guiscardo, forse anche prima, sono riusciti con una serie di colpi di mano e di sagge intuizioni e di abilità guerresca, mettendo un po' uno contro l'altro i signorotti locali, a occupare tutto il sud della penisola e giunti dopo un po' di scontri a un accordo con il Papa, sono diventati garanti del papato, soprattutto contro l'impero tedesco, che era la principale preoccupazione dei papi. L'isola è sostanzialmente occupata da questi feudatari che lottano tra di loro. Lui è soltanto un bambino, tantomeno può essere re di Germania, in quanto, forse molti di voi lo sanno, questa funzione è elettiva. Nel senso che i grandi feudatari tedeschi possono decidere di nominare tra di loro, ovviamente, chi vogliono. E quindi non è assolutamente detto che il figlio dell'imperatore diventi imperatore a sua volta. È successo ricordiamo che il nonno di Federico II è il grande Federico I Barbarossa, per cui è successo. Con lui è successo con suo padre Enrico VI, ma non è assolutamente detto, anzi assolutamente improbabile che succeda con lui, sia perché il papato è completamente in disaccordo perché ha paura appunto di questa unificazione, sia perché nel frattempo suo zio Filippo di Svevia, fratello minore di Enrico VI, è eletto a Magonza come imperatore da alcuni feudatari e, come succede spesso in Germania, altri feudatari invece si mettono d'accordo per eleggere
un altro che è Ottone di Brunswick, per cui Ottone di Brunswick viene appoggiato dal Papa Innocenzo III, per un'evidente ragione, aveva il timore che ci fosse l'unificazione dei possessi normanni con l'impero germanico, e poi ovviamente ci sono gli alleati di uno e dell'altro, no? Per cui ad esempio Giovanni senza terra, Giovanni d'Inghilterra appoggia Ottone, mentre Filippo di Svevia è appoggiato dal re di Francia. Un cortile interno che è ottagonale anch'esso, è veramente particolare, stupendo, simbolico, e aggiungo più precisamente che anche in mezzo al cortile noi abbiamo la testimonianza secondo cui c'era una fontana ottagonale anch'essa, una vasca centrale, ve ne parlo un po' di più perché avrà una funzione anche questa vasca. D'Urso già nel 1842, tale si chiama D'Urso, menziona che venne rusticamente ridotta in brani una vasca di marmo che io ricordo di aver veduto nel cortile, la quale aveva dei sedili incavati nello stesso masso, vasca mirabilmente intagliata per uso dei bagni. Ancora prima, nel 1686, l'abate Pacchinelli, che visitò il castello, parla di una sorgente di acqua fredda e leggera ubicata nel mezzo del nobilissimo atrio, confacevole ad un magnifico palazzo e ben munito castello. Secondo piano, evidentemente queste aperture non potevano dare nel vuoto, che è molto semplice, molto facile da spiegare. Esisteva un ballatoio che metteva in comunicazione le stanze e che correva a quel livello di quella grande apertura, diciamo, quasi a porta finestra. Se andate a notare, anche qua ci sono delle sorte di cose sporgenti che servono sì a portare giù l'acqua nel cortile, ma potevano anche servire come aggancio per dei tendoni che andavano a coprire eventualmente il cortile sotto. Vedete questa forma molto, molto bella, molto originale, molto semplice, molto simbolica. Questo, al piano superiore esiste solo una grande finestra trifora, le altre finestre sono più piccole, che dà nella direzione di Andria, che si riesce anche a intravedere in fondo, che è il paese più importante vicino. Qua vediamo delle stanze, sempre al piano superiore vediamo che ci sono queste strane panche che corrono lungo tutto il perimetro del castello, mentre nelle strade, diciamo lateralmente, esistono questi grandissimi camini, no? Qua sulle torri ovviamente ci sono delle scale che vi salgono a chiocciola, e l'unica decorazione ormai rimasta nel castello sono proprio su queste torri, in cui ci sono queste immagini molto, ma molto interessanti per la storia dell'arte. Come vi ho detto, ci sono queste immagini che sono assolutamente asincrone rispetto a quelle dell'epoca, con dei richiami, vedete, questo è una specie di sileno, no? Con dei richiami alla scultura classica molto evidenti. L'edificio è munito di 5 cisterne sulla sommità delle torri, una cisterna magna sotto la corte ed una esterna in caso di troppo pieno. Sono presenti i fori sui pavimenti di tutte le stanze, canali di raccolta sono scolpiti nelle modanature al di sopra delle panche, con un perfetto sistema di pendenze canalizzate verso il basso, raccogliendo l'acqua nelle tubazioni principali dei muri.
Le rifiniture sono progettate per resistere nel tempo. È visibile la traccia di uno sfarzoso rivestimento di marmo che fungeva da impermeabilizzante. E ancora oggi, su panche e pavimentazioni, è possibile scorgere il lento logorio della materia lapidea causato dallo scorrere dell'acqua. L'altezza delle soglie che divide le sale fa pensare alla necessità di compartimentare gli ambienti per non far fuoriuscire l'acqua presente sul pavimento. I camini a piano terra sono posti a segnare le tappe di un percorso fruitivo, poiché presenti in sale con un solo accesso e un muro cieco, munite di bagni con acqua fredda. Anche la forma ottagonale, oltre che l'organizzazione del percorso, è un evidente rimando al mondo islamico, nonché simbolo di redenzione e purificazione per cristiani e musulmani. Una distribuzione che dal portale si divarica in due sale di accoglienza e sosta, con accesso sulla corte e divisione dei percorsi. Due stanze di tiepidarium e calidarium, con soglie più alte e pavimenti più bassi, probabilmente per la presenza di ipocausti. Due piccole finestre verso l'atrio e una finestra strombata per catturare la luce e non disperdere il calore. Come negli hammam, i servizi igienici con acqua fredda servivano da refrigerio. Le sale sul retro erano accessibili alla servitù, mentre al piano superiore un camminamento ligneo permetteva l'accesso secondario fra le sale. Come vengono addestrati, intanto qui molto interessante anche come approccio scientifico. Noi sappiamo che Federico II amava molti, era in corrispondenza spesso con sapienti arabi a cui poneva le grandi domande dell'universo, compresi della fisica, come è nato il mondo, da quanto, eccetera, no? E chiedeva lumi. Lumi in giro sia ai suoi che ai sapienti arabi.